50.000 piatti di spaghetti e frutti di mare e 9 quintali di telline cucinati. Numeri da record per l'edizione 2011 della Sagra della Tellina. Una 3 giorni di festa che ormai è diventata una pietra miliare nella storia di Ostia e ha richiamato migliaia di visitatori nello splendido borghetto dei pescatori. Quest'anno com'è andata? Super bene, questa è una tradizione che portiamo avanti dal 24 giugno del 67, avevo 22 anni. Oggi siamo nel 2011, non sono mancata una sagra, tutte le ho fatte e cercheremo di portarla avanti ancora per 60 anni, 70 anni. Poi è andata super bene quest'anno perché non ci aspettavamo un caldo così stupendo, abbiamo lavorato alla grande. Avete dato proprio fondo a tutte le scorte? Abbiamo dato a tutte le scorte, esatto, quest'anno abbiamo fatto proprio il massimo. Quanto c'era del nostro mare in questo pescato, cioè proprio di Ostia? Allora, del nostro mare era un 3/4, sono sincero, poi un quarto era di Gaeta, quanto riguarda le coste, sempre sul Tirreno centrale, e poi voglio essere ancora sincero, ci ha aiutato anche un po' Napoli, le spiagge di Ricola con qualche quintalata di telline, però 3/4 è tutta Ostia. Ottimo cibo, musica e spettacolo per un appuntamento tradizionale che ha visto in campo anche l'Associazione Italiana Celiachia. L'Associazione Italiana Celiachia ormai è diventato uno degli stand più importanti della Sagra della Tellina perché appunto permette anche a chi ha problemi con il glutine di poter assaggiare il mitico frutto di mare e poter godere di tutta questa bella manifestazione. Sì, siamo importanti per i nostri soci che sono sempre di più, questa è la quinta volta che partecipiamo, abbiamo visto che abbiamo sempre un incremento, ci sono più celiaci qui in Italia, nel Lazio, siamo quasi 12.000 celiaci, allora abbiamo bisogno di queste iniziative per far sì che il nostro celiaco che viene possa vivere la festa tranquillamente senza nessuna limitazione e questo è il nostro scopo. Sagra delle grandi abbuffate di pesce, il tutto però cucinato sotto l'occhio vigile del bombolaro, ovvero colui che doveva sorvegliare fornelli e fuochi accesi. Sono 3 giorni che siamo qua operando e tengo sotto controllo tutto quanto. Anche per la responsabilità, fai un controllo anche sicuro che stanno tranquilli anche loro. E non stanno a girare intorno i tubi e bombole.